sgangherato il promontorio di Staletti e fiancheggiata la costa degli Aranci nell'ampia insenatura delle spiagge di Montepaone, la strada abbandona le marine per inerpicarsi tra suggestivi paesaggi verso le colline delle Preserve. Anche da lontano, man mano che lo sguardo si perde all'orizzonte, il mare e le campagne circostanti offrono visioni e profumi che mischiano le vigorose sensazioni saline dello Ionio alle essenze del mirto, dell'assenzio e del cappero, che si aggrappano con incontenibile forza a vertiginosi dirupi granitici. È il vento che con forza spira su questo litorale a sferzare le voci della storia e a soffiare negli antri della memoria degli abitanti di questo territorio. Questa è la costa che accolse greci, romani, bizantini, normanni, francesi e spagnoli, che hanno lasciato nella vita di questi millenari paesi tracce della loro cultura negli usi, nei costumi e nella lingua, in un susseguirsi di echi di ricordi. La strada pian piano sale e la vista ad ogni tornante muta. Grossi massi di granito fanno da sostegno a lunghe e rigogliose sipale di ficodindia, che 6 mesi l'anno offrono la festosa visione dei grandi fiori gialli come l'oro e la carnosa e polposa cromia dei frutti. L'agave e la ginestra, poi, lasciano il passo all'immancabile ulivo, coltivato da secoli a terrazzamenti, che si alterna a querce e ad estesi agrumeti e ai pochi gelsi che oggi testimoniano l'antica tradizione di fornire il nutricato ai bachi per la produzione della seta. Continuando a salire, tra continue balconate naturali sul mare e sulle rigogliose colline circostanti, appare il borgo alto medievale di Petrizzi, stretto tra il Monte La Rosa e la fertile vallata del fiume Beltrame. Antico ducato della famiglia Marincola, dal IX secolo siede lungo il crinale di un costone di roccia granitica e da oltre un millennio le sue case, i suoi palazzi e l'antica chiesa arcipretale, sebbene più volte distrutti da violenti terremoti e ricostruiti, guardano lo Ionio con fiera potenza e incontenibile vigore. Superata la porta marina, detta Eiusu, remoto accesso urbico e parte dell'antico complesso fortificato murario del XII secolo, ci si ritrova nella Piazza Vecchia, a ridosso dei settecenteschi palazzi Moniaci e Aracri. Questo è il fulcro tra l'originario rione di Santa Caterina, Vergine e Martire, di probabile fondazione bizantina, e il successivo quartiere, sul quale in epoca normanna furono costruiti l'antica fortezza e la chiesa matrice dedicata a Santa Maria della Pietra. Passeggiare all'interno del vecchio borgo, lungo l'antica via medievale del rione porticato, attuale corso Umberto I, o soffermarsi a contemplare l'incanto dell'armonia del costruito, che si equilibra con squarci meravigliosi sull'ambiente circostante, è esperienza avvenente, soprattutto quando il silenzio dei vicoli è rotto dal fragoroso rumore delle acque del Beltrame, che dopo un ripido percorso tra ogliastri, oleandri, ginestre e salici, trova il suo traguardo nelle acque dello Ionio. Il ricordo di una storia nobile e antica si fa memoria quando ci si incammina verso a Chiazza do Chiuppo, luogo d'incontro di generazioni di petrizesi che qui, all'ombra di un secolare pioppo, piantato come simbolo di libertà durante la Repubblica Napoletana del 1799, hanno visto sfilare processioni,
stuoli di giovani e anziane pacchiane, radunare comizi, nascere amori. Il pioppo, al centro della piazza principale, è piantato all'interno di una grande vasca circolare in granito, detta a rota do chiuppo, intorno alla quale, in una sorta di girotondo architettonico, si ergono l'edificio cinquecentesco del Palazzo Ducale, il tardo settecentesco Palazzo Tucci e le quattro fontane, più conosciute come A Fontana do Grupo, poste sul lato della cisterna dell'acquedotto ducale, costruito nel 1640. Piazza Regina Elena rappresenta il fulcro di questa comunità, orgogliosa del proprio passato, che in questo luogo affonda le proprie radici nelle quali ognuno diventa pietra viva di ricordi dalla forte identità storica. È proprio la pietra, sembra che abbia regolato la vita sociale di questa comunità. A Santa Maria della Pietra è dedicata la chiesa matrice e di granito è l'ottocentesca mezzalora, un'antica unità di misura pubblica posta all'ombra del pioppo. Voluta dal sindaco Vincenzo Vecchi, fu scolpita nel 1838 dallo scalpellino locale Domenico Barbara, ed è contraddistinta da un mascherone antropomorfo, tra i caratteristici motivi decorativi della tradizione, che si riscontrano nei portali, nelle cornici di finestre e nelle mensole di balconi di cui questo paese è ricco. Inoltrarsi per il centro di Petrizzi vuol dire, di volta in volta, imbattersi in veri e propri virtuosismi di pietra, caratterizzati dalla semplice ma allo stesso tempo complessa eleganza dei numerosi portali che abbelliscono antiche dimore di nobili e notabili, i Marincola, i Carnovale, i Comito, gli Anzani, i Mellace, i Fera, i Pirrò, nonché le facciate delle due possenti ed ampie chiese. La chiesa arcipretale, ricostruita dopo il sisma del 1783 su progetto di Bernardo Morena, sorge al centro del borgo e custodisce interessanti sculture lignee 6-700esche, l'antico altare maggiore in marmi policromi del 1751, gli altari serresi di Sant'Antonio della prima metà del secolo XVIII e quella della Madonna, commissionato nel 1825 da Don Pietro Loreti ai fratelli pisani di Serra San Bruno, nonché un preziosissimo ostensorio, opera di un ignoto argentiere napoletano della seconda metà del Settecento. La chiesa detta all'Irto, dedicata alla Santissima Trinità, alla quale si arriva costeggiando la fontana di San Giovanni Nepomuceno, costruita dal duca Pietro Marincola, sovrasta l'omonimo quartiere e quello limitrofo del Timponello, costruito come baraccamento all'indomani del terremoto del 1783. L'edificio, oltre ad essere sede della ottocentesca congrega della Vergine Santissima dei Sette Dolori, si caratterizza per la sua facciata, al centro della quale spicca il tardo rinascimentale portale ad edicola in granito, databile intorno alla metà del Seicento, sormontato dallo stemma del duca Francesco Antonio Marincola del 1802. Ma è il suo interno a rivelare opere d'arte di notevole rilievo, che ancora una volta legano il nome dell'antico ducato di Petrizzi a quello dei suoi feudatari, che tra 6 e 700 commissionano per questa chiesa importanti testimonianze artistiche. La memoria funebre marmorea della duchessa Giuditta Marincola Lubrano del 1681,
quella di Salvatore Marincola, realizzata a Napoli nel 1645, ad opera dello scultore napoletano Andrea Falcone, che scolpì il ritratto del duca, e del marmoraro e architetto veneziano Giorgio Marmorano, che ne realizzò l'edicola. E i dipinti di Tommaso Martini di Bivongi, realizzati per il duca Antonio Marincola e raffiguranti l'incoronazione della Vergine fra Santi e la Madonna del Carmine con San Domenico e le anime purganti. Petrizzi racconta ancora oggi un territorio dalla forte identità storica, in cui i nomi dei suoi figli più illustri, Bartolomeo Nappini e Giovan Battista Marchitelli, si uniscono a quelli leggendari dei suoi briganti, Urlandino e Maria Cosentino. Un territorio in cui antichi luoghi di lavoro, i mulini, si pongono, immersi nel verde delle sue campagne, accanto a luoghi evocativi di fede, come la Chiesa della Provvidenza e il Convento Agostiniano della Pietà, trovando una specifica collocazione che tutt'oggi, quasi con prepotenza, restituisce la piacevolezza naturale e storica di quei contrasti che Petrizzi riesce ancora ad offrire. Petrizzi è sinonimo di una straordinaria produzione agroalimentare. Una produzione che ben si sposa con le stuzzicanti ricette della buona cucina locale. Vecchie tradizioni artigiane. Così come le antiche costumanze folcloriche diventano espressioni della cultura secolare di questo paese, che possono riassumersi nell'amore per la musica e nell'elegante abito femminile della Pacchiana. Consuetudini, costumi e usanze valorizzate e promosse con attenzione e tenacia dalla locale Proloco, che da 40 anni instancabilmente opera su questo territorio. Ma è all'ora del tramonto, quando il silenzio è interrotto solo dalla brezza marina e dalle voci di vecchi e giovani che animano i pomeriggi e le serate nei bar e nelle piazze, che Petrizzi, ancor di più, si presenta come un'attraente cronaca costruita e scolpita nel granito, in un susseguirsi di capitoli affascinanti di secoli di storia sociale e religiosa, di tradizioni e di cultura, in cui i ricordi si fanno lettere scritte sulle righe della memoria. Quella memoria, scolpita nell'animo di tutti, e che ogni giorno, da oltre un millennio, nel cuore di ogni petrizzese di origine o di adozione, sboccia come un fiore di pietra.